Super ospite a Sanremo, Negramaro. Ciao ragazzi, benvenuti a Radio Bruno. Ciao amici di Radio Bruno, ciao a tutti. Subito uno scoop, dove state andando? Al mare. Quale mare? No, allora siamo nelle, diciamo nelle strade di Sanremo, ma fra poco andremo via perché andiamo subito a fare le prove per il live streaming che abbiamo il 19 marzo, che sarà un anticipo di quel tour che finalmente abbiamo annunciato per l'autunno e partirà il 7 ottobre da Rimini nel 2021. Siamo quindi in tremida attesa e vogliamo subito arrivare in sala prove e in studio per portare a termine tutto il lavoro che c'è da fare. Allora, ragazzi, è partito un po' il video, adesso vi ho ripreso. Abbiamo già visto nella vostra conferenza stampa di inizio anno, insomma, veramente una tecnologia all'avanguardia, quindi ci aspettiamo di tutto di più per questi live. Sì, hai colto nel segno, hai colto proprio il tema principale di queste giornate di lavoro, perché oltre alla parte audio, proprio per questo nello streaming ci stiamo prendendo il lusso e la briga di concentrarsi anche molto sulla parte più tecnologica, no? Quindi cercare di far vivere allo spettatore un'esperienza virtuale e interattiva molto forte. Insomma, questo è il nostro tentativo, e da vedere insomma i primi risultati, tutti quelli che stanno lavorando alla parte scenografica e coreografica, diciamo che sarà una bella esperienza. E, tra l'altro, saremo su una terrazza di Roma e sarà anche Roma come sfondo, che insomma in questa città eterna già basterebbe per fare un live indimenticabile sicuramente. Già ho la pelle d'oca con le vostre parole, pelle d'oca poi ieri sera per quell'omaggio meraviglioso a Lucio Dalla. Grazie davvero, è stata un'esperienza fantastica anche per noi, perché in qualche modo ce la siamo goduta, l'abbiamo costruita con il dovuto rispetto, perché veramente non era facile presentare una cover e toccare un brano così di un grande artista e presentarlo a Sanremo. Insomma, è stato un lavoro difficile, però siamo contentissimi della risposta, soprattutto del pubblico, che ci sta sembrando insomma molto, molto piacevole, molto gradevole, molto esaltante. Eravate talmente concentrati, in più tu, Giuliano, avevi degli occhiali, veramente sembrava quasi che ci fosse Lucio sul palco, c'era questa magia unica, eh? Unica. Allora, volevamo omaggiare con molto rispetto il maestro, e devo dire che ero anche indeciso, non volevo essere neanche troppo così, troppo scrupoloso e poi in realtà allontanarmi dall'anima della cosa. In realtà poi è stato bello anche perché abbiamo trovato questo occhiale che mi ricordava perfettamente lui. Allora anche forse così nella simbologia, perché alla fine barba e occhiali di questa maniera era sicuramente una è l'icona, è Lucio esattamente, no? Ce lo ricordiamo così per la grande cover, per le grandi foto che ci ha lasciato, per la grande musica prima di tutto. Però era così ormai iconico, quindi abbiamo deciso tutti insieme, ho detto metto o no gli occhiali, e loro hanno detto mettiamoli, dai. Poi li avrei dovuto togliere anche magari durante il pezzo, ma era partita una chiamata, non so se è partito anche il video. Adesso vi rivediamo, sì. Eccoci qua. No, tra l'altro voglio farvi vedere questa cosa qui, guarda. Quindi... l'abbiamo vista oggi, no? Meglio. Non riesco a inquadrarla, ecco. Il grande Lucio con gli occhiali, il basco. Ma ci mancherebbe che tu, cioè, Lucio è Lucio, cioè, gli occhialini non fanno Lucio, però insomma anche lì voleva essere un omaggio delicato. Allora, il palco dell'Ariston vi ha visto proprio iniziare la vostra carriera, l'avete vissuto con tutto il pubblico in sala in una situazione completamente diversa. Come è stato ieri invece cantare con la platea completamente vuota, ma tantissima gente a casa? Come è stato, Andrea? Guarda, purtroppo diciamo che in qualche modo in questo periodo ce lo aspettavamo e ci siamo abituati anche ad adeguarci a questa nuova soluzione. Sicuramente stiamo sperando tutti che una situazione temporanea, in qualche modo stiamo cercando di conservare quelle emozioni forti che si vivono durante il live con la presenza del pubblico e trasmetterle
attraverso l'etere, attraverso la TV. È difficilissimo, perché non è la stessa cosa. Però, ripeto, il fatto stesso che ieri il messaggio e quell'emozione sia passata, abbia attraversato l'etere e sia arrivata a casa degli italiani, ci rincuora. Speriamo che tutti presto possano tornare a lavorare, a fare il loro lavoro, tutti quelli che lavorano intorno alla musica e per la musica. Questo è un messaggio che abbiamo lanciato anche ieri a Sanremo. Ha bisogno sia da una parte che riguarda i lavoratori, sia da quella che riguarda gli spettatori. Abbiamo tutti il diritto di ritornare un po' a questa bellissima e straordinaria normalità. Assolutamente sì, non vediamo l'ora. Ha avuto un sapore diverso, secondo me anche meraviglioso, l'omaggio che avevate fatto tempo fa proprio al mitico Domenico Modugno, perché ai tempi era proprio per incoraggiare la nazionale italiana, ma ieri sera era proprio un messaggio importante. Quello era un amore così grande. Dai, scusa. Ripeto. Siamo in tema Amadeus di Gaffa. Una Gaffa bellissima. Non mi dicono. A cui vogliamo bene, ma ha fatto proprio questa cosa eclatante che ha perso la scaletta all'inizio, però è stato così dolce perché sappiamo quanto lavoro hanno fatto, per esempio, no? Quindi io ero lì che aspettavo, dico, ma dove devo andare? Ma che stai dicendo? Devo continuare. Però è stato bellissimo perché comunque è tutto molto... Sono stati bravissimi. Amadeus e Fiorello Rosario stanno facendo un lavoro che è difficilissimo, ragazzi. Com'è difficile proporre anche una musica, come abbiamo deciso noi il 13 novembre. Quando abbiamo deciso, in realtà abbiamo deciso di pubblicare un disco, io vorrei far capire anche che non è facile prendere queste decisioni, non è facile dire di sì, andare di nuovo super ospiti dopo il 2018, non è facile dire ok, usciamo col disco a novembre, con Contatto, perché anche noi abbiamo le nostre paure, anche noi abbiamo le nostre grandissime paure, però a un certo punto abbiamo capito che un segnale forte deve arrivare dalla musica e dall'arte, proprio in questo momento in cui, tra l'altro, in Italia l'arte, lo spettacolo sta soffrendo tantissimo, stanno soffrendo tutti i settori assolutamente, però bisogna aiutare tutti i reparti a rialzarsi nel rispetto delle regole, soprattutto nel rispetto della salute e la salvezza della collettività. Però assolutamente, nonostante tutte le nostre paure, abbiamo forte dentro la voglia di dare dei segnali forti, per cui anche il tour e Sanremo in questo caso è stato un segnale che abbiamo voluto dare nonostante le nostre paure. Allora, grazie per questo messaggio meraviglioso, però ti dico, Giuliano, tu in questi 2 giorni hai continuato ad aiutare 2 veronesi, Amadeus e me, e 2 che sono partite dalla stessa radio piccola nel veronese. Si vede che ci hanno abituato così a dire le cose a caso, no, hai capito? Ma ragazzi, ma guardate che tra l'altro la GAP, a cui sono abituato anch'io spesso e volentieri, loro lo sanno, se l'aspettano sempre da me, anche in una canzone soprattutto, quando canto. Ma le gaffe in realtà umanizzano, no? Avvicinano, ma perché semplicemente non si può non sbagliare. E chi discrimina o chi sottolinea questa cosa della gaffe come una diminuzio, come una qualcosa che toglie alla personalità di qualcuno, sbaglia, per me aggiunge. Infatti io stamattina ho scritto ad Amadeus soltanto il messaggio di bellezza e di gratitudine per quello che ha fatto per noi e per quello che stanno facendo per l'Italia in questo momento. E lui ha risposto con la stessa gratitudine nei nostri confronti, senza parlare di quel momento che comunque ha fatto di quell'attimo insieme un attimo proprio di umanissimo contatto. Io vi chiedo allora, con questa domanda, per voi Sanremo è? Che cosa direste? Sanremo è contatto, mi dispiace, ma in quest'anno per me Sanremo è contatto, è la voglia di rimanere in contatto con tutte le persone. Non è promozione di quello che stiamo di quello che potrebbe sembrare il nostro disco, no, contatto è una parola che abbiamo scelto 2 anni fa e la portiamo avanti con grande speranza in questo momento, per cui Sanremo deve tornare a essere contatto fisico, spero presto che si risolva, perché la verità è che unisce e mette in contatto tutti gli italiani in Italia, all'estero, nel mondo. Ragazzi, c'è un mondo di italianità nel mondo che ha bisogno di Sanremo, quindi semplicemente per sentirsi in contatto con tutti nello stesso istante. A proposito di contatto, io vorrei appunto che la regia mantenesse tutta la visione totale della nostra Sanremo Room, perché io mi avvicino a voi,
perché vi voglio fare un abbraccio virtuale. Wow. Ok? Mi vedete? Ciao, io vi abbraccio. Allora, vediamo, aspetta che mi avvicino. Eccoti. Ti solletico, ti accarezzo. Ecco, ecco. Abbiamo le mani vicine. C'è il nostro contatto nonostante tutto, sperando di ritornare naturalmente a farlo realmente dal vivo, riabbracciarci. Ciao, grazie. Grazie Negramaro. Ciao a voi. Ciao, ciao. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,